Annaro uccise due donne rumene nel corso della notte, una ritrovata carbonizzata, l'altra in una pozza di sangue. Indagini della magistratura per trovare il colpevole, disposta l'autopsia dei due cadaveri. Inaugurata oggi in prefettura la mostra I cassetti della memoria, I segreti del Palazzo del Governo, effettuata in collaborazione con l'Archivio di Stato di Agrigento. Al via la mostra di pittura a Comitini, Colore della Pace, organizzata dal CEPAS con la partecipazione di tanti attristi agrigentini. L'assessore Piparo replica alle accuse di inefficienza mosse dal gruppo della Democrazia Cristiana al Comune di Agrigento. Il progetto del campo sportivo è in attesa di essere finanziato dalla Regione, afferma l'assessore Piparo. Consegnati premi Fair Play e premi Primavera assegnati dal Panatron in collaborazione con il CONI di Agrigento. La Fortitudo in campo domani con il Forte Trapani, esordio del nuovo coach Marco Calvani. Benvenuti all'appuntamento odierno del nostro telegiornale. Apriamo oggi con una notizia di cronaca nera successa a Naro. Sono due i cadaveri di due donne, entrambe originarie della Romania, rinvenuti poco prima dell'alba in due diverse abitazioni nel centro di Naro. Il servizio. Sono due i cadaveri di due donne, entrambe originarie rumene, sono stati rinvenuti poco prima dell'alba in due diverse abitazioni nel centro storico di Naro. La prima vittima si chiama Maricica Russi ed è stata ritrovata quasi carbonizzata nel suo appartamento in Vicola Venia. Il corpo della seconda donna, Delia Lonesco, è stato rinvenuto invece in una pozza di sangue in casa in via Vinci. Le due abitazioni distano l'una dall'altra neppure 200 metri e sono ancora tutte da chiarire i contorni della vicenda, ma l'ipotesi è che possa esserci un collegamento tra le due decedute. Il cadavere di Matica era quasi completamente bruciato, un incendio la cui causa è ancora al controllo degli investigatori, ha danneggiato gran parte dell'abitazione. Il corpo di Delia invece è stato trovato in un lago di sangue, ci sarebbero segni di colluttazione e si tratterebbe di un omicidio. Sul posto, lanciato immediatamente l'allarme, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, sono stati loro a fare la scoperta dei due cadaveri. Sul luogo è arrivato stamani il procuratore aggiunto Salvatore Vella, che ha coordinato le indagini affidate ai carabinieri di Licata. Presente sul posto anche il comandante provinciale dell'arma, il colonnello Nicola De Tullio. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, che afferma come comunità diciamo no ogni forma di violenza e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell'ordine e della procura che sappiamo, continua il sindaco, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto. Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia. Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe rumene ed entrambe narese. Il sindaco conclude dicendo che gli autori di questo massacro vengano presto individuati, assicurati alla giustizia e vengono esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa. Inaugurata oggi in prefettura ad Agrigento la mostra I cassetti della memoria, I segreti del Palazzo del Governo, effettuata in collaborazione con l'Archivio di Stato di Agrigento. Noi eravamo sul posto. Prefetto, oggi si inaugura questa mostra in collaborazione con l'Archivio di Stato. Lei lo aveva già annunciato nel suo discorso di auguri di fine anno. Ecco, ora, diciamo, quanto è importante anche un evento di questo, aprire i cassetti. Aveva detto lei che la prefettura sarà parte attiva nell'anno di Capitale Agrigento della Cultura e questo è il primo inizio. Non c'è dubbio, la prefettura sarà parte attiva sia perché dovrà supportare il Comune e le altre autorità locali per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica. Immaginiamo che l'afflusso di tante persone è una cosa, sarà una cosa da gestire con cura e con attenzione per evitare problematiche anche solo organizzative, anche solo logistiche, ecco. E poi bisogna garantire sicurezza a chi viene, a chi verrà ad Agrigento nel 25. Quindi ci stiamo lavorando già da ora, anzi da qualche mese, attivamente. Per quanto riguarda invece la partecipazione della prefettura come produttore, diciamo, di eventi culturali, beh, il nostro piccolo lo stiamo facendo proprio con mostre di questo tipo. Vedete qui in esposizione degli atti archivistici, delle fotografie,
delle suppellettili che appartengono al ricco patrimonio della prefettura, come di tante altre prefetture italiane. Patrimonio che appartiene ai cittadini, certamente. Appartenere ai cittadini è una frase un po' retorica, perché non è che ogni cittadino ogni giorno può venirsi a prendere il caffè qui, ma molti sì, e la nostra intenzione è quella proprio di aprirla il più possibile. Sono venute già centinaia di persone e direi un migliaio di studenti a visitare mostre precedenti. Ancora adesso è in corso la mostra del maestro Vanadia e del dottore Foti, i presepe artistico e i bambinelli di cera, mostra che è aperta fino al 15. Fino alla stessa data è aperta questa mostra che apre i cassetti e gli stipetti, come vedete, del Palazzo del Governo. Io spero che i cittadini vogliano approfittarne. Ovviamente ci sono degli orari e dei giorni di visita, perché non è facilissimo tenere aperto un museo, lo sapete. Noi non abbiamo guide specializzate, ci appoggiamo per questo alle scuole e in particolare all'entusiasmo della dottoressa Florio, direttore dell'Archivio di Stato, che ci ha aiutato tantissimo nell'allestimento di questa esposizione e che personalmente farà da guida quando possibile, e quando no sarà accompagnata degli studenti che sono stati istruiti allo scopo. Io davvero concludo con un invito ai cittadini agrigentini di venire a curiosare dentro il Palazzo del Governo. È un posto interessante, è un luogo pieno di memorie storiche. Questo palazzo esiste dal 1858, quindi da quando ancora c'era il Regno delle Due Sicilie. Diventa prefettura negli anni 80 dell'Ottocento. Prima la prefettura era dove ora sta sorgendo il nuovo palazzo dell'università, o meglio, stanno restaurando il palazzo dell'università, sì, in via Atenea, e quindi si sposta di poche centinaia di metri, diciamo. Ma questo spostamento è un simbolo per l'Agrigento del dopo Unità d'Italia, che si apriva fuori dalle mura, che occupava il taglio di Empedocle, la rupe Atenea, e che si apriva al Novecento, ecco, si apriva al futuro. Quindi con questo augurio di apertura al futuro io vi saluto e invito ancora una volta tutti a venire a visitare la mostra. Un'importante mostra, oggi è l'inizio di una serie di collaborazioni tra la Prefettura e l'Archivio di Stato con questo evento che è propedeutico, come diceva il Prefetto, ad altre iniziative in vista di Agrigento Capitale 2025. Oggi si inaugura la mostra I Cassettini della Memoria, si crede al Palazzo del Governo, che rappresenta una prima forma di collaborazione e soprattutto condivisione di quello che è il valore della documentazione artistica afferente al Fondo Prefettura. Nella specifica occasione di questa mostra sono stati selezionati 20 fascicoli, le cui storie aprono una finestra sulla storia locale, su avvenimenti significativi, anche di respiro internazionale. Penso per esempio alla visita dei reali inglesi avvenuta nel 1909. È una modalità nuova in un contesto diverso da quello consueto, cioè l'Archivio di Stato di Agrigento, che potenzia ulteriormente quello che è il ruolo storico di questa documentazione, che rappresenta anche per il nostro istituto sicuramente uno dei fondi di maggiore rilevanza. I colori della pace, la mostra di pittura che il CEPASA di Agrigento ha inaugurato ieri a Comitini e che vede la partecipazione di tanti artisti agrigentini. Il servizio di Margherita Trupiano. Paolo Cilona, la collettiva I colori della pace è giunta ad un traguardo importante. Quest'anno a Comitini, un po' ce ne parli. Credo che ormai sia un appuntamento annuale la mostra nazionale di pittura I colori della pace. È una mostra itinerante, nel senso che dopo aver visitato Agrigento, Favara, grotte, oggi siamo a Comitini a portare il messaggio di pace, di amore, di solidarietà attraverso le liriche e le tele da parte dei pittori e dei poeti. Quindi è un fatto altamente positivo riportare al centro dell'attenzione il tema della pace in questo particolare momento, dove ci sono tanti focolai di guerra e che necessariamente c'è bisogno di un movimento di pace, di amore, di solidarietà e soprattutto di cooperazione, perché un mondo senza la cooperazione è un mondo difficile, un mondo travagliato, un mondo di guerra. Noi siamo qui a portare praticamente un esempio, ed è l'esempio della pace e dell'amore.
Ecco, questo è il messaggio che parte dalla trentacinquesima mostra nazionale di pittura I colori della pace e l'incontro con i poeti che attraverso le loro bellissime liriche mettono al centro la pace. Ma c'è altro, il CEPASA in questo modo lancia e rilancia il valore dell'arte come messaggera di veicolo di messaggi importanti per la società. Penso di sì, perché l'arte è il veicolo che unisce i popoli. L'arte non solo che unisce, ma cimenta l'animo di ciascun cittadino, di ciascun uomo verso gli ideali della pace e della concordia. Quindi è un veicolo estremamente importante che attraverso l'opera degli artisti si porta avanti da noi e in ogni parte del mondo. Lo specchio, dialogo tra il signor Limpido e signor Appannato. Limpido: guardati allo specchio. Non ne ho. Impossibile, vuoi saperlo meglio di me. Tu hai lo specchio, come ce l'ho io. Tu sei folle. Normale. Meno male che riconosci che è normale che tu sia folle. No, no, io sono normale. E ti dico che hai lo specchio. Adesso me lo procura a qualsiasi costo per romperlo in testa a te. Non ti conviene. Ma saresti tu a subire il danno, ad avere la testa rotta. E tu ad avere la coscienza a pezzi. Esagerato per una testa non più intera. Io non mi preoccupo per la mia, ma per la tua. Vorresti vendicarti? Io no, la tua coscienza sì. A te non importa della mia coscienza. Alla tua importa, e per giunta tantissimo. Hai finito con lo specchio e inizi con la coscienza. Sto semplicemente continuando. Continua a fare il finto tonto ed io per gli schiaffi che ti do ti faccio un viso veramente tonto. Lo preferisco quadrato. A me piace essere ben inquadrato. Ti faccio un quadro e ti appendo ad un chiodo. E chiodo schiaccia chiodo. E così non pensi a quello che fai e non ti guardi allo specchio. Qualcuno mi dia uno specchio, se no va a finire che mi incavolo con questo broccolo. Ce l'hai dentro di te lo specchio. Vorresti dire che il mio cuore è vanitoso e si guarda allo specchio. Il tuo cuore è il tuo specchio e riflette il tuo stato di salute. Bella questa, non ho più bisogno del medico per sapere come sto. Specchio, specchio delle mie brame, chi è più bello del reame? Mi sento bianco neve. E per stare bene devi avere il cuore bianco come la neve. Ma tu mi vuoi morto se mi auguri un cuore cadaverico. Io parlo della tua anima. E l'ho capito che vuoi vederla dipartita dal mio corpo. Ma io me la tengo dentro il corpo e mi tengo pure lo specchio. Così lui mi dice che sono il più bello delle ama, contrario di te che sei brutto. Proprio brutto, tanto che spero in una mia partenza per il cielo. Ma io voglio stare su questa terra. Voglio essere con i piedi per terra. E l'assessore allo sport e consigliere comunale di Agrigento, Gerlando Piparo, replica alle dichiarazioni rilasciate dal consigliere Zicari e dal gruppo della Democrazia Cristiana. L'assessore Piparo afferma come l'articolo pubblicato da diverse testate giornalistiche, il cui consigliere comunale Roberta Zicari lamenta mancati finanziamenti da parte della Regione per la realizzazione dell'illuminazione dello stadio Esseneto, la riapertura della piscina di Villa Sete e degli impianti sportivi in genere, appare fuorviante, dichiara l'assessore Piparo, tendenzioso e strumentale. Come la disattenta collega dovrebbe sapere, infatti, per quanto attiene lo stadio, dopo circa 60 anni abbiamo un progetto definitivo cantierabile, corredato da tutti i pareri necessari, presentato alla Regione Siciliana, attualmente in attesa del relativo decreto. Per quanto riguarda la piscina, continua l'assessore Piparo, dopo aver concesso il via libera al gestore per l'acquisto della caldaia, sono tuttora in itinere i lavori di installazione e ripristino degli impianti tecnologici. Per un collaborativo e proseguo dell'attività amministrativa sarebbe opportuno, conclude Piparo, evitare sterili proclami non certamente utili alla città. Ladri in azione ad Agrigento, ignoti malviventi, dopo aver forzato un ingresso laterale, sono riusciti a fare eruzione nella centralissima farmacia del Viale della Vittoria.
Una volta dentro, i balordi hanno preso di mira il registratore di cassa, portando via il denaro incustodito all'interno. Ancora in corso di quantificazione il bottino, ma il danno è coperto da assicurazione. A fare la scoperta è stato lo stesso titolare della farmacia, che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle numerose telecamere dell'attività commerciale, ma anche di quelle comunali. I militari dell'arma potrebbero chiudere il cerchio investigativo in tempi brevi. Aggressione a un dipendente dell'AICA, arriva la solidarietà del presidente del consiglio di amministrazione Settimio Cantone e dei vertici aziendali. Esprimo a nome mio e a nome di tutto il consiglio di amministrazione dell'AICA la mia piena solidarietà a un nostro dipendente per il deplorevole gesto da lui subito nell'esercizio delle sue attività professionali al servizio della comunità licatese, nel sottolineare che condanniamo qualsiasi forma di violenza, ribadiamo che i collaboratori di AICA meritano rispetto. Nuovi investimenti da parte della Regione Siciliana per stimolare la competitività delle aziende agricole e promuovere la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. Il Dipartimento dell'Agricoltura ha indetto infatti una manifestazione di interesse per l'individuazione dei progetti di filiera, cosiddetti PIF. L'avviso è rivolto alle reti di imprese, alle cooperative agricole, ai loro consorzi, alle imprese di trasformazione e commercializzazione, alle aziende che in qualità di soggetto promotore, oltre a realizzare la fase della produzione primaria, attuano anche quella della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione, acquistando almeno il 40% della materia prima agricola da soggetti aderenti al partenariato. Dimensionamento scolastico, un nuovo istituto per i 5 comuni dell'area sicana, la nota del sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, il nostro servizio. Sul dimensionamento scolastico interviene il sindaco di Santo Stefano di Quisquina, Francesco Cacciatore, un nuovo istituto per 5 comuni dell'area sicana. Una notizia sofferta, afferma il sindaco Cacciatore, è molto attesa, con un risultato che ci ripaga di ogni sforzo fatto. L'unità scolastica sicana rimane salda e nasce un nuovo istituto comprensivo che abbraccerà i 5 comuni dell'area sicana. Se come comunità stefanese abbiamo perso qualcosa, possiamo altresì sostenere con orgoglio di aver indubbiamente lavorato convintamente, con ostinazione e forte senso di responsabilità e lealtà istituzionale, per fare vincere un intero territorio. Desidero, scrive il sindaco di Santo Stefano Francesco Cacciatore, affermare con forza un dato di fatto: il dimensionamento è stato evitato perché la conferenza regionale presieduta dall'assessore Turano, competente a decidere su questa tematica, ha correttamente applicato i criteri della legge, diversamente da quanto era stato fatto in via proposta a livello provinciale. L'ennesima e palese dimostrazione che solo l'agire comune per il bene comune riesce a preservare e tutelare il nostro territorio e le nostre comunità. La comunità scolastica, conclude Francesco Cacciatore, cambia, ma sicuramente per crescere e rafforzarsi. Sono diverse le manifestazioni a Palermo dedicate alla festa dell'Epifania. Domani sabato la discesa delle Befane acrobatiche dal Palazzo Reale di Palermo. La corrispondenza da Palermo. Fervono i preparativi per la discesa delle Befane acrobatiche dal Palazzo Reale di Palermo, una manifestazione giunta al secondo anno che ha riscosso già al debutto il plauso di grandi e piccini, prevista anche l'esibizione di una danzatrice acrobatica. Un vero e proprio spettacolo magico tra tradizione e leggenda, l'appuntamento è per sabato prossimo, nel giorno dedicato alla vecchietta più popolare del mondo. E anche quest'anno, per il secondo anno, organizzeremo da Palazzo Reale quest'anno la discesa di ben 4 Befane. Una di queste ci sorprenderà con volteggi e una danza aerea, una danza acrobatica, e alla fine verranno consegnate, proprio distribuite come classico fare, i dolcetti e le caramelle a tutti i bambini presenti in piazza. Lo scorso anno, vista l'affluenza di pubblico, abbiamo pensato di trasferire la manifestazione, che speriamo sia un appuntamento annuale, qui a Piazza
Piazza del Parlamento, quindi coinvolgendo l'ARS che ha accolto entusiasta l'evento, la manifestazione, coinvolgendo ovviamente anche il Comune di Palermo. Infatti la manifestazione è inserita all'interno della festività Stella Mia, promossa dall'Assessorato alla Cultura di Palermo. Ecco, chi collaborerà? Il CAI, grazie ai loro, loro cooperatori, alla loro competenza, abbiamo costruito una struttura dalla quale scenderanno le Befane. Cotroneo Evans invece ci aiuterà, collaborerà nella coreografia della ballerina, e poi tanti sponsor che appunto supportano questa attività. Vi aspettiamo dalle 17 alle 18, ci sarà anche una voce narrante perché tutto l'evento è accompagnato da un'attrice che racconterà la buffa e imprevedibile storia della Befana, Daniela Locascio, e poi appunto dalle 17 alle 18 vi aspettiamo qui in questa piazza enorme per assistere col naso all'insù e un fiato sospeso alla discesa di queste Befane. E nel pomeriggio di oggi si presenta nella prestigiosa sede del Circolo Culturale Empedocleo l'opera prima di Valeria Mancarella, dal titolo Racconti sospesi, un libro pubblicato alla fine dello scorso anno da Jacopo Lupi Editore, che dirige una giovane casa editrice nata nel 2015. Si tratta di una presentazione voluta dall'autrice nella sua città di origine, dove è tornata a vivere con la sua famiglia dopo molti anni passati a Milano. Durante la presentazione ci sarà un dialogo-intervista tra la stessa scrittrice e poetessa Elena Cristina Musso Bonanno e Valeria Mancarella, che ci spiegheranno la genesi e il contenuto del libro. A moderare l'incontro il giornalista Angelo Palillo. Hanno perso tutto negli incendi dello scorso luglio e sono vive per miracolo. Si tratta di Cristina Rizzo e Bonetta Dell'Olio, che non hanno mai ricevuto alcun ristoro, e nella finanziaria regionale poco spazio per le cosiddette vittime degli incendi. Il servizio di Palermo. Le loro case, le aziende, sono andate distrutte negli incendi del 24 e 25 luglio scorsi a Palermo. Sono vive per miracolo Cristiana e Bonetta. A distanza di mesi, però, il ricordo di quella notte è ancora vivo. La beffa è che dopo mesi, da quei tragici giorni, nulla è cambiato. Nessun ristoro, solo promesse e nulla più. Questa era la mia casa, una casa dove abbiamo abitato per 32 anni. Fino a quel terribile 24 luglio. La notte del 24 luglio, alle 2 di notte, il nostro vicino di casa ci ha svegliato, ci ha avvertito che le fiamme erano arrivate molto vicine alle nostre case e ci ha esortato a scappare immediatamente. Noi abbiamo preso pochissime cose, veramente il biberon di mio figlio di un anno, i pannolini, e siamo scappati. Io, mio figlio di un anno, mio padre di 83 anni e mia madre e i nostri tre cani. I gatti purtroppo non siamo riusciti a salvarli perché non si sono fatti prendere e li abbiamo persi, li abbiamo ritrovati carbonizzati qualche giorno dopo. Soltanto ieri abbiamo avuto la notizia che in finanziaria sono stati inseriti 3 milioni per chi ha perso le abitazioni a causa degli incendi quest'estate, però sono ovviamente pochissimi perché i danni sono stati conteggiati dalla Protezione Civile in 150 milioni di euro. Soltanto ieri tra l'altro è venuto fuori questo dato dopo 5 mesi di silenzio, quindi ovviamente sono del tutto insufficienti, diciamo che è un primissimo segnale di attenzione, ma noi assolutamente non ci arrendiamo. Chiediamo prevenzione, vogliamo risposte, vogliamo assolutamente che i nostri boschi e le nostre zone verdi siano presidiate, che ci sia un monitoraggio del clima, perché c'era molto caldo da una decina di giorni in Sicilia ed era assolutamente prevedibile ciò che è accaduto, e vogliamo le pulizie, i forestali, le pulizie dei parchi, delle strade, la città metropolitana, cioè qua le amministrazioni devono intervenire. Non è pensabile che il territorio sia così letteralmente abbandonato, quindi a parte ovviamente i risarcimenti per i danneggiati, che non esiste che le prime case, la gente non ha un tetto sulla testa, non esiste che le aziende si siano bruciate, e poi non dimentichiamo che abbiamo avuto 6 morti. Ma dov'è la vicinanza a queste famiglie che hanno perso i propri cari per il fuoco? Cioè in Sicilia si può morire bruciati, e poi danni economici che ci sono stati spaventosi all'isola tutta, perché non dimentichiamo che l'isola è stata isolata per 3 giorni con tutti gli aeroporti chiusi a causa degli incendi. Tutto questo non è pensabile, ma non è forse uno stato di emergenza sociale? Per noi lo è uno stato di emergenza sociale importante.
importantissimo. Quindi io richiedo proprio l'esercito che presidi i nostri boschi, i nostri parchi, le nostre riserve. Non ne possiamo più. A Milazzo la CISL denuncia la mancanza di personale presso l'ospedale Fogliani. La corrispondenza. L'ospedale Fogliani di Milazzo di recente era finito al centro del dibattito a causa della necessità di svolgere dei lavori di rifacimento del pronto soccorso. Ciò avrebbe comportato la temporanea dislocazione di quest'ultimo. Sulla questione intervengono adesso i sindacalisti di CISL FP Messina, che si scagliano contro la mancanza di personale. Non comprendiamo, spiega la segretaria generale della CISL FP Messina, Giovanna Bicchieri, quale possa essere la ratio nel lasciare una moltitudine di infermieri esperti in emergenza urgenza del pronto soccorso di Barcellona, ormai chiuso da mesi, nei reparti dello stesso ospedale, dove di recente sono arrivati gli infermieri vincitori di mobilità interna che dovranno essere destinati all'unità operativa di riabilitazione. È impensabile ed ingiustificabile a nostro giudizio che mentre gli operatori della struttura di Milazzo stanno letteralmente scoppiando a causa del sovraccarico di lavoro, a Barcellona vi sia personale altamente specializzato che soltanto occasionalmente riceve qualche disposizione di servizio. Al pronto soccorso di Milazzo, prosegue la sindacalista, a fronte di una dotazione organica che prevede 30 infermieri, ve ne sono in servizio soltanto 23, di cui un coordinatore e 5 assenti a vario titolo. Su queste scelte, per noi discutibili, chiediamo l'intervento degli organi istituzionali a tutela dei lavoratori e del diritto alla salute dei cittadini. Oggi il pronto soccorso di Milazzo rappresenta l'unico servizio di emergenza urgenza di un territorio vastissimo. Reputiamo tale situazione intollerabile, ancor più perché, pur segnalando la situazione da mesi, ad ora non abbiamo ricevuto il debito riscontro alle nostre numerose note e richieste. Perciò non faremo sconti e siamo pronti alla protesta se la situazione non verrà risolta nei prossimi giorni. Sono queste dunque le parole di denuncia della CISL FP pronunciate dalla segretaria generale Bicchieri. Si chiama Yourself, la nuova app ideata dal siciliano Pietro Marino. Vediamo il servizio da Palermo. Yourself è un social network innovativo ideato dal siciliano Pietro Marino. L'app è semplice da utilizzare, divertente e permette a ognuno di esprimere se stesso, farsi conoscere per quello che è, attraverso un profilo dettagliato della propria persona, condividendo post, foto, video, link che raccontano ciò che si ama, i sogni che si vogliono realizzare, i talenti, gli hobby e tanto altro ancora. L'idea di base è quella di farsi conoscere dagli altri utenti attraverso contenuti tematici pubblicati al proprio profilo in modo da poter intercettare persone affini con interessi analoghi. Questo sistema è pensato per trovare nuovi amici, un nuovo lavoro, per trovare l'anima gemella o semplicemente per divertirsi o, nel caso si abbia un'azienda, per trovare nuovi clienti nei modi e nei luoghi più impensabili. L'idea dell'app Yourself nasce molto tempo fa, quando, guardandomi intorno, guardavo le persone e mi chiedevo: chissà che tipo di lavoro fa quella persona, chissà che tipo di hobby ha quell'altro, magari possiamo scambiare due chiacchiere, abbiamo lo stesso hobby in comune. E non lo so, non lo posso sapere. E da lì nasce l'idea di Yourself, perché in quel periodo cercavo un osservatore di calcio per mio fratello e era diventata quasi un'ossessione pensare che magari poteva essere intorno a me e io non lo sapevo. I punti di forza dell'applicazione sono essenzialmente due. Uno, che è l'unica app che ti consente di trovare persone affini al tuo profilo in base agli interessi che tu hai e soprattutto in base alla posizione dove ti trovi. Infatti nella home sarà possibile vedere i post non solo delle persone che segui, ma anche delle persone che sono intorno a te, in base alla posizione dove ti trovi. Infatti usa la tecnologia della geolocalizzazione presente nel telefono e la sfrutta per questa funzione. Oltre a questo, un altro punto di forza importantissimo è quello della notifica di prossimità, perché anche quando non stai usando il telefono, avendola in tasca, l'app riconosce queste informazioni e trova persone affine al tuo profilo intorno a te e avvisa entrambi gli utenti attraverso una notifica di prossimità, quindi creando un vero e proprio match. In modo che attraverso questo match puoi andare a vedere la notifica presente nel tuo telefono, visualizzare il profilo della persona, vedere gli interessi che avete in comune
e allo stesso tempo può nascere appunto l'opportunità di conoscere quella persona, perché magari fa un tipo di lavoro che è in base a ciò che tu stai cercando, o avete un hobby in comune e quindi creare un'amicizia, e altro ancora naturalmente, perché le opportunità sono tantissime e infinite. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. Relativamente alla casa dei Riders a Messina interviene la CGL, buona la soluzione trovata da parte del comune. I Riders avranno una casa, è stato individuato questo immobile, un passo in avanti significativo, voi l'avete chiesto, insomma questa volta le cose sono andate per come immaginavate più o meno, anche se ci è voluto del tempo. Sì, la CGL assieme alle categorie di riferimento che sono la Filti CGL e la Nidel da quasi un anno aveva chiesto al sindaco di istituire una casa dei Rider. Abbiamo fatto un incontro formale circa un anno fa dove ci aveva dato rassicurazione su questa casa dei Rider, poi per alcuni mesi non se ne è saputo nulla. Abbiamo mandato una nota circa 2 settimane fa per una richiesta di incontro col sindaco e finalmente il 30 di dicembre c'è stata la determina che assegna i fondi e soprattutto al progetto della Casa del Rider. Una nota positiva, ovviamente bisogna anche ringraziare l'amministrazione che si è impegnata per un posto sicuro da dare a questi lavoratori che sono l'emblema dei nuovi tipi di lavori che sono in Italia e nel mondo della gig economy, quindi il food delivery. Questi lavoratori finalmente avranno una casa dove ripararsi dalle intemperie, ricaricare anche le biciclette elettriche, un posto dove anche riunirsi tra di loro, perché era insensato che come lavoratori non avessero un posto fisico dove vedersi. Tutti i posti di lavoro hanno un posto fisico, tutti i posti di lavoro ci si può riunire. I Rider erano gli unici che non avevano, diciamo, un posto dove potersi anche confrontare. Noi seguiremo ovviamente i lavori, perché la CGI è l'unica organizzazione che ha chiesto l'istituzione di questa casa dei Rider, e siamo disponibili anche a dare una mano, considerato che in altre parti d'Italia la CGL si è impegnata, vedi Palermo, vedi Napoli, anche Modena, dove la CGL è parte attiva nella casa dei Rider, quindi possiamo dare anche qualche indicazione, qualche suggerimento all'amministrazione per gestire la futura casa dei Rider. Ad Alcamo sold out per il concerto della soprano Luciana Di Bella per Amore, il concerto delle feste. Teatro, come ha scritto qualcuno, gremito, ed è stato il risultato più bello, perché naturalmente in questi casi il timore è quello il terrore del teatro vuoto, ma non, questo problema non è sorto assolutamente. È pieno di gente importante per me, pieno di amici, pieno di persone che non conoscevamo, che felicemente hanno partecipato al nostro concerto. Sono arrivati amici da Catania, da Trapani, da Sciacca, da Agrigento. È stata una festa. E poi soprattutto esibirsi nel tempio della cultura, nella propria città, il Teatro Cielo d'Alcamo, ha un fascino secondo me particolare. Certamente, anche perché l'iniziativa Per Amore, il concerto delle feste, in realtà nasce ad Alcamo nel 2018. Vivevo già a Londra, però proprio per amore avevo pensato di organizzare questo grande concerto nella mia città. È stato un piccolo tour che è partito da Londra, è passato per Roma e poi è terminato ad Alcamo nel teatro comunale. Sweet
I fruitori che sono arrivati qui ad Alcamo hanno decretato il successo di questo cartellone natalizio, ricco di manifestazioni, di associazionismo. La volontà prima di tutto è quella che fa la differenza, perché non mancano sicuramente gli artisti, non mancano le iniziative, spesso è mancata la volontà. In questo momento c'è una volontà forte comunque di fare rinascere il nostro territorio anche attraverso la cultura. Cioè, che dice che di cultura non si mangia, io non sono di questo avviso, anzi direi che la cultura è rifondante di una comunità. Assolutamente, di cultura si vive, senza cultura si muore, la verità è questa. Everybody is looking for something, some of them wants to use you, some of them wants to get used by you. L'ultimo dell'anno ho fatto un editoriale un po' forte, ho detto che il PIL, che viene un po' classificato dai misuratori nazionali, valuta tutto come crescita di un territorio in termini economici. Io ho detto che non è così in tutto, ma il PIL cultura incide anche e soprattutto nella crescita di una comunità, di una regione, di un territorio. PIL cultura. Ritorno a casa da una città che è diventata per me casa, che è Londra, che della cultura ne fa assolutamente il baluardo. E la cosa paradossale è che molta della cultura che loro mostrano nei musei, nei teatri, è italiana, per cui io mi ritrovo ad andare a fruire della mia cultura d'origine in un paese straniero dove però viene valorizzata, esaltata e fa appeal. È uscito, credo due giorni fa, c'era un articolo su Repubblica, parlava degli enti lirici, ma si può espandere a tutto il settore cultura, e diceva che per ogni euro investito nell'ambiente lirico e concertistico, la ricaduta sul territorio è di 2 o 3 euro. Quindi significa che non sono soldi buttati in un calderone, ma sono soldi che tornano e creano un vantaggio sul territorio. Keep your head up, hold your head up. Keep your head up, hold your head up. Keep your head up. Cosa avete vissuto di emozione? Suonare in un teatro, e un teatro importante come quello di Alcamo, è una grande emozione, una grande soddisfazione. Avere poi il teatro pieno, come è stato, c'è uno scambio di emozioni. Parliamo di quasi 1000 posti, eh? Esatto. E c'è uno scambio di emozione notevolissimo che va dagli artisti al pubblico e ritorna. Cioè si scatena un circolo, in questo caso virtuoso, che rende tutto magico. I progetti sono tanti, diversi. Intanto il terminare il lavoro sull'album Lullaby, di cui abbiamo ascoltato alcune parti nel concerto Per Amore, e quindi portare il progetto in tour. Poi abbiamo ancora un progetto molto importante su García Lorca, Duende, sostenuto dalla Fondazione García Lorca di Granada, e anche questo insomma vedrà diverse tappe siciliane a Roma, ma anche a Londra, per cui stiamo lavorando appunto sullo sviluppo di queste tournée. E ancora abbiamo svariati progetti, per cui in questo momento sicuramente questi sono i più incisivi. Alcune date sono già quasi determinate, per cui adesso dobbiamo semplicemente raccogliere i fili, che insomma spesso durante le feste si interrompe un po'. Sarà un anno intenso di lavoro. Già il 2023 è stato un anno molto bello, perché è iniziato con l'uscita del singolo di Lullaby, i risultati si sono visti ed è stata una grande soddisfazione. Il 2024 sono certa che ci sorprenderà. Passiamo alle notizie sportive.
Lo scorso 28 dicembre si è svolta presso la sala Tommaso Vazzello del Museo Pietro Griffo di Agrigento la tradizionale cerimonia di consegna dei premi Fair Play e premi Primavera per l'anno 2023, annualmente organizzata dal Panato Club di Agrigento. Nel corso della manifestazione sono state anche assegnate le benemerenze nazionali attribuite dalla Commissione Nazionale del CONI a dirigenti, atleti e tecnici per l'anno 2021. Il servizio. Si è svolta presso la sala Tommaso Vazzello del Museo Pietro Griffo di Agrigento la tradizionale cerimonia di consegna dei premi Fair Play e premi Primavera per l'anno 2023, annualmente organizzata dal Panato Club di Agrigento. Nel corso della manifestazione sono state assegnate le benemerenze nazionali attribuite alla Commissione Nazionale del CONI a dirigenti, atleti e tecnici per l'anno 21. La serata è stata condotta dal presidente del Panatron di Agrigento, Gerlando Amato, e dal delegato provinciale del CONI, Antonello Attanasio, alla presenza di tante autorità civili e militari, tra cui il sindaco della città di Agrigento, l'assessore del comune di Agrigento, il comandante della capitaneria di porto, il capitano di fregata e diversi presidenti regionali delle federazioni sportive. Prima dell'inizio della manifestazione è stata ricordata anche la figura di Giugio Lanzalone, recentemente scomparsa, e socia del club agrigentino, cui è stato dedicato anche un minuto di silenzio. In particolare, diversi riconoscimenti nazionali sono andati ai diversi dirigenti: Stella di Bronzo, Dan Antonio, Fuca Salvatore, Lobello Nazareno, Medaglia di Bronzo al Valore Atletico a Vincenzo Bono e Santo Tirinnetta, Palma di Bronzo al Valore Tecnico a Francesco Muscarella, premi Panatron Fair Play sono stati assegnati per la promozione sportiva all'ACPD Colle Verde di Agrigento, un'associazione nata nel 2011. Alla carriera Santino Lopresti, presidente onorario della Lega Nazionale Dilettanti e coordinatore nazionale per la FIGC degli Esport, a Salvatore Saieva, alla memoria, una figura storica del calcio siciliano, per il gesto a Roberto Gallo, in forza alla capitaneria di Porto Empedocle, distintosi per il salvataggio estremo di una bagnante in balia di una fortissima corrente. I premi Panatron Primavera riservati ad atleti del settore giovanile che hanno ottenuto risultati in campo nazionale, diversi per le arti marziali, Virginia Arcilesi, per la pesca sportiva Gabriella Piraino, per la ginnastica aerobica agli atleti dell'ASD Il Discobolo di Sciacca, Andrea Tornetta e Maria Andrea Barsalona, per il padel agli atleti Giorgio Di Paolo e Matteo Platania, per il tennis al promettente Mattia Cucciardo del club Città dei Templi di Agrigento, per la scherma all'atleta Vittoria Becchina della CS di Sciacca, per il pattinaggio all'atleta Fabio Turano della polisportiva ECS di Agrigento, per la danza sportiva agli atleti Gagliano Azzurra, Rinaldo Calmeno, Iagnese, Failla Samuele, per la vela all'atleta Angelo Rambello, per il golf all'atleta Gloria Campione, per il ciclismo all'atleta Chiara Vitello del Razzi Team Agrigento, per i premiati atleti e tecnici appartenenti al settore paralimpico, per l'atleta alcaleggera Alessia Friscia della SD Polisportiva Agatocle Sciacca Terme, per la ginnastica artistica Abate Asi, atleta e Truppi Elenia, tecnico federale della SD Kerche di Gym Team di Agrigento, per la vela Riccardo Terrazzino e Benedetta Timineri del club nautico Punta Piccola di Agrigento. E sarà derby di Sicilia domani tra l'Agrigento e il Trapani. Le due squadre si sono già affrontate due volte, la prima in Supercoppa quest'estate e la seconda in campionato, dove a differenza del primo match a trionfare è stata Trapani con un netto divario. La Fortitudo Agrigento lancia così un messaggio forte, cambia il coach il primo giorno del 2024 chiamando Marco Calvani per sostituire Pilot e si prepara alla prima partita. Il derby siciliano contro il Trapani si svolgerà domani alle ore 18 al Palamoncada. Inutile negare che sulla carta la squadra del coach parente del Trapani parte favorita. La sua squadra viaggia su ritmi impressionanti con 16 vittorie e una sola sconfitta. 2 punti da Vigevano, ma ben 8 dalla Juve Cremona. Le due prossime avversarie dopo il derby di Trapani tra gli ex Milan e Imbro. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona festa dell'Epifania.